ricordo addirittura in Coppa America brasiliano, no, però in Coppa America per esempio aveva commesso anche diversi errori, non è che si era presentato proprio benissimo. Poi nel corso della stagione sicuramente è migliorato, però io credo che in generale una grande squadra, cioè, debba avere due portieri, non dico proprio esattamente dello stesso livello, però che, su cui tu puoi fare affidamento senza troppi problemi. Da questo punto di vista la coppia Szczęsny-Alisson era perfetta, anche perché Alisson soprattutto accettava anche di fare il panchinato senza fare troppe storie. È vero che però che questo sarà l'anno che porterà al mondiale, quindi io credo che se l'anno scorso Alisson ha accettato di fare il secondo, quest'anno probabilmente vorrà giocare titolare. Il problema è che la Roma dovrà prendere per forza un altro portiere, perché a quanto pare Skorupski il secondo non lo vuole fare. Tolto lui, Szczęsny andrà alla Juventus, c'è Lobont, quindi la Roma secondo cioè l'unico fedele. Cioè, no, nel senso che comunque proprio numericamente non hai se Skorupski non rimane, non accetta di fare il secondo, tu non hai il secondo portiere. Si è parlato soprattutto di Mirante e Sorrentino, che sono due portieri che a me personalmente piacciono. Quindi e che l'usato garantito un po' con Sorrentino. Sì. Mi dispiace solo il fatto che Sorrentino ormai ha 38 anni, ma secondo me è stato sempre un gran bel portiere. Mirante pure, secondo me, ha sempre fatto vedere di avere delle buone qualità. Mirante di meno, Sorrentino di più. Però io per esempio, ecco, non conoscendo l'anno scorso Alisson, si parlava di Mirante alla Roma a costo zero. A me come secondo di Szczęsny non sarebbe dispiaciuto a suo tempo, cioè almeno qualche partita avrebbe potuta fare. Quest'anno ha maggior ragione, perché tu non dovrai solo prendere un secondo portiere, ma più che prendere un secondo portiere dovrai accettare prendere un portiere che accetti di fare il secondo. Vabbè, quello è un po' dappertutto però, No, però quest'anno col fatto che porta al mondiale ha maggior ragione. Effettivamente sì, questo è vero. Però ecco, tu non è che quando sono andati alla Juventus l'anno dopo scudetto c'avevamo da baccaia perché giocava Buffon, voglio dire. Vabbè, però chi c'era secondo Storari, chi c'era, capito, Neto, però, insomma, vabbè, Storari, voglio dire, non è che ha mai avuto velleità, no? Cioè, se prendi uno come Skorupski, che Storari è giovane, velleità solo quando giocava contro di noi, basta, fine velleità come Agazzi pure, no, cazzarola. Ragazzi, che non so manco dove giochi adesso. No, so. Che quando giocava a Cagliari 6 anni fa. Questa è una domanda portiere che mi hai fatto, che anche me l'ha fatta un amico mio. Ci siamo stati tanto tempo a pensarci, chi de portiere, chi prenderei. Sicuramente fiducia Alisson, perché comunque è il portiere della nazionale brasiliana. Non è che stiamo parlando di un pippone. No, assolutamente no, voglio dire. Tutto ciò, il Manchester City si è preso il terzo portiere della nazionale brasiliana a 40 milioni. Ederson, hai visto? Dal Benfica. Ma appunto ci sono prezzi inumani. Però quindi avete discusso e faccio sapere il verdetto. No, perché il verdetto c'era e non a c'era. Me, allora no, c'era, nel senso che a me Skorupski non era dispiaciuto quest'anno, perché ha fatto delle ottime partite. Poi non gli va a far secondo, lo devi fare, cioè, nel senso, se vieni alla Roma lo devi accettare, perché comunque mi ricordo anche partite da titolare, vedi Roma Fiorentina d'Europa League del 2015 di Skorupski, che lui ci va a uscire insieme ad altri due errori, far secondo doveva far quinto. Sì. No, però visto che si è fatto la gavetta in una media, in una squadra di provincia, forse è giovane, vuole anche, no? Ma in tutto questo Scuffè dov'è? Bella domanda. Mi sembra che nelle ultime settimane sia tornato a fare il titolare a Udine. Ha giocato titolare nelle ultime partite a Udine. Forse lui rientrerebbe un po' nella logica di quello che stavamo dicendo prima. Però vai a buzzare a casa Pozzo. Casa Pozzo non ha mai regalato niente. Ma sai, per esempio, a l'anno scorso non ha mai regalato a noi, perché a Juventus gli ha regalato Beh, oddio, a noi partite ci ha dato, comprese, posso dire, a noi ci ha dato Benatia a 16. Sì, fatto, tutto se, bene, guarda che lui Benatia si vedeva che era un giocatore che valeva di più, a eh. 16, poi lascia perdere che non si è dimostrato quello che era. Nico Lopez che era poteva essere precisamente, era uno dei, no, precisamente era 13 e mezzo più le metà di Nico Lopez e Verre. Però voglio dire, capito. Però te sbocci, non si giocatori ha voluto però tanto. Cioè, mi ricordo nell'anno dell'estenuante trattativa che non portò Davids alla Roma, e la Tagliesso, Aguilani e De Rossi, e Arche Sensi ha detto: alta, buono, chiede Davids perché voleva i soldi. 30 miliardi, per 30 milioni di euro più Aguilani e David Santeri, e gli ha detto: a Moggi arrivatene a casa tua,
cioè quelli si teniamo noi. Lo sai, Matteo, è vero anche che per esempio l'anno scorso Scuffet è stato mandato a giocare al Como in Serie B, quindi, infatti, mi ricordo, quindi credo che sia eventualmente... Beh, ma perché doveva prendere il diploma, dai, questo la sappiamo tutti sta storia, però credo dire, no? Che sia un portiere che se tu vai glielo vai a chiedere forse te lo danno. Però ecco, sai che è? Che io io punterei di più, come lo dicevi tu prima, sull'usato garantito, perché un portiere che è avanti con l'età non pretende, ha esperienza, quindi è cresciuto intanto che, e lo prendi a due lire. A me se viene un Miranto Sorrentino a me va bene. Un Sorrentino d'accordo pure io, ma ti posso dire pure consigli che mo sta a far secondo alla Fiorentina se non sbaglio. Sportiello, scusa, bravo. A me pure piace. Sportiello pure non è male. Sportiello come secondo alla Fiorentina, con la panchina, voglio dire, si potrebbe prendere in ipotesi. Bravo anche coi piedi, perché oggi gli allenatori guardano questo, specialmente se c'hai esterni veloci come quelli che c'ha a Roma. Serve. A me piaceva Perino. Sì, che però si è rotto. No, Perino, a parte che manca a me, manca io da. Ma perché io so, per un portiere vecchio stile, pure fisicamente, pure come Julio Cesar, il simbolo del portiere che, però, a me piace. Sai perché a me Perin non piace? Perché fondamentalmente fa solo parate di istinto, cioè non fa mai parate tecnicamente difficili, che leva palloni da sotto l'incrocio. Lui fondamentalmente è distinto. Ho capito, ma distinto ordine. Bravo, ho sentito una parola. Prego. Prego. No, come dire, distinto ordine, sei bravo, perché pure Courtois leva quel pallone di Thiago Silva distinto, ma leva un pallone che, voglio dire, che lui è Buffon ai mondiali e basta. Quindi su questo non lo so, però a me non piace sotto altri punti di vista. Cioè, secondo me un portiere ti dà meno fiducia dietro, te comanda di me, cioè ti dà, coordina meno. Perché vuoi rompermi lo studio, Alessandro? Non capisco. No, vabbè, che coordina di meno. E quindi preferirei forse davvero uno sportiello, anche per il prezzo, perché il Genoa non è che tu regala, preziosi non è che tu regala. No, ma andiamo a una pausa musicale ora, ci sentiamo Everybody Needs Somebody dei Blues Brothers e ci ritroviamo qua in diretta.
Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on, let that stage light go and shine on down. E rientriamo qua in diretta alla Tana dei Lupi. Si parlava di chi ha meritato il secondo posto tra Roma e Napoli. No, si scherza chiaramente. Si scherza sul Napoli un pochetto. Un po' no, di sfottò. No, non si scherza. No, non si scherza perché una cosa la voglio dire. Perché vai. Tanto ormai hanno tutti parlato di questo gran bel gioco del Napoli, che insomma, devo riconoscere che c'è stato, perché sennò poi dopo non sarei credibile, perché diciamo che negli ultimi due mesi è stata la squadra più in forma del campionato. Però quello che mi va meno bene è che in virtù di questo, a Napoli posso anche capire, però tutta l'opinione pubblica, in virtù di questo si debba dire che il Napoli meritava il secondo posto. Signori miei, il Napoli è stato 30 partite sotto alla Roma, quindi è giusto che seconda ci arriva a Roma, punto. Tac, punto e fine, chiaramente. C'è qualcuno che deve dire qualcosa? No, su questo no, cioè penso anch'io alla fine. No, penso anch'io alla fine, il Napoli è stato sotto corrente tutto il campionato alla Roma. Anche se è vero che è stato negli ultimi due mesi la squadra più forma, perché insomma applausi, cioè tant'è che poi i tanti quelli e basta, no per dire una cosa, i tanti fra cui io non c'ero che sostenevano che la Roma non sarebbe arrivata seconda davano come motivo il fatto che Napoli era in una condizione fisica migliore, anche se io poi non, insomma voi ve lo ricorderete, io non ero d'accordo nemmeno su questo, perché il solo fatto che la Roma da gennaio fino a fine campionato, a parte forse un paio di partite, ha giocato quasi sempre meglio i secondi tempi che i primi, ha tolta vabbè la partita di Lione, purtroppo lì è successo, però per il resto la Roma ha giocato sempre meglio i secondi tempi che i primi, e secondo me una squadra che sì, fisicamente sta a pezzi non fa questo. Però tu a fine campionato c'avevi praticamente giocatori che erano annullati, e non è saggio e intelligente far giocare un giocatore come Strootman, e c'è avuto un infortunio così tanto. Non è intelligente perché vai a rischiare stupidamente. E allora forse come centrocampo qualche giocatore in più, qualche analisi in più nel pre-campionato dovevi farlo. No, sicuramente, perché però sei arrivato con Nainggolan, guarda che Nainggolan, cioè per fiatare Nainggolan gli devi aver fatto fa davvero il pendolino, capito? E l'hai fatto faticare e ti ha reso di meno di quanto te porrendi in alcune partite. Questo qua, ecco, quando parlavamo di rosa corta, non è tanto numerico quanto qualitativo. Il Napoli allora al centrocampo c'ha 7 giocatori su cui poteva contare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tutti e 7. Però ti dico una cosa, Matteo, cioè nel senso, quello che ha detto Cristiano è giusto, cioè è vero che il Napoli è stato sotto 30 partite, però secondo me non è quello il motivo, non è solo quello il motivo per cui la Roma ha meritato il secondo posto. Perché io per esempio ti dico, la Lazio è stata praticamente tutto il campionato sopra l'Atalanta, però secondo me l'Atalanta ha meritato più della Lazio ad arrivare a quarta classifica. Ma là quarto o quinto non ti cambia niente. No, lascia stare che non ti cambia niente, però nel senso non è solamente perché uno è stato più sotto. Io devo dire, noi siamo arrivati secondi perché in panchina c'era Spalletti, che ha dato che in alcuni momenti del campionato dove solitamente la Roma si perde, e anche in alcuni momenti delle partite in cui la Roma molla, lui invece è riuscito a farli tenere aggrappati. Quindi in quella circostanza ha vinto. Cioè poi quando è mancato Salah, noi siamo riusciti comunque a portare a casa i risultati cambiando gioco, perché non è un caso, esatto, che vincevi tutto 1-0, no? Sicuramente, però cioè il Napoli per vincere la partita deve stare sempre a 3000. E quello è un... Se è bello da una parte è bello, dall'altra delimita, perché il giorno che non ci stai a 3000, pareggi col Sassuolo, pareggi col Palermo, pareggi col Pescara, pareggi, perché vabbè che era la prima del campionato, ma poi il 2-2 di Pescara in qualche modo te pesa, perché insomma voglio dire, so punti persi. Allora, quello che io vedendo le partite ho notato, e mi faccio la domanda anche, perché oltre al fatto che la Juventus era fortissima, la Roma non ha vinto lo scudetto? Perché la Roma, pur giocando meglio della Juve in determinate partite,